Viviamo ormai nell'era del prosumer, no? eh, prosumer diciamo, è, è colui che è produttore e consumatore allo stesso tempo di informazione e conoscenza. Siamo nell'epoca del protagonismo del singolo, ciascuno di noi nella rete può e vuole essere protagonista, da qui i blog, da qui la partecipazione ai social network, da qui il successo di eh, MySpace, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Bene, eh, lo specifico del nuovo media qual è? È eh, l'interattività, è la possibilità che dà a ciascuno di essere appunto protagonista, è la voglia di piazza, di piazza virtuale, è la voglia di comunità, di comunità virtuale, una situazione assolutamente appunto da sfruttare, cioè un qualche cosa che funziona su internet vuol dire una viralità che prima c'era sconosciuta, anche prima c'era il passaparola, ma il passaparola eh, tradizionale o attraverso i media tradizionali, eh, tradizionali aveva indubbiamente appunto dei tempi che non sono neanche lontanamente paragonabili alla velocità e al tempo, e al tempo reale appunto dei new media. Questo in positivo e in negativo, perché voglio dire, sul, su internet poi circola come dire, conoscenza costruttiva e circola anche conoscenza appunto, distruttiva. Ma è la grande occasione che oggi il mondo ha. Eh, a me sembra in alcuni casi di vivere nella fantascienza, chi come me diciamo è nato inevitabilmente analogico, eh, ogni volta che accende appunto il computer sente che il miracolo appunto si è realizzato in qualche maniera. Ecco però dobbiamo capire che per i cosiddetti nativi digitali, quelli che oggi hanno appunto intorno ai vent'anni, non è così, questo è assolutamente appunto scontato, non sono consapevoli fino in fondo del, della potenza dello strumento appunto, che stanno maneggiando e noi rischiamo di capire con eh, inevitabile ritardo eh, l'utilizzo dello strumento nel bene e nel mare. Noi corriamo dietro eh, a, diciamo, alle realizzazioni che pure contribuiamo e alle trasformazioni che contribu contribuiamo a fare giorno per giorno. Capendone l'importanza con inevitabile ritardo. Questo ci dà in qualche maniera anche appunto, un senso di angoscia, perché è un mondo che si trasforma in continuazioni sotto le nostre mani e grazie alle cose che ciascuno di noi fa e di cui ancora non capiamo tutte le implicazioni. Tutte le istituzioni che vogliono parlare di sicurezza devono avere appunto, eh, la consapevolezza che oggi non si può fare ignorando appunto, i new media, perché c'è un'intera generazione che vive con i New Media e vive appunto di New Media e con i quali è possibile colloquiare solo attraverso appunto questi canali. Allora è inevitabile il trasportare dentro gli strumenti tradizionali appunto della comunicazione aziendale anche il social networking inevitabilmente, governandolo, cosa che non è semplice perché non è uno strumento che ha definito tutte le sue caratteristiche che io posso decidere com eh, come utilizzare. È uno strumento in perenne e continua evoluzione. Nella capacità eh, di, ciascuna, di ciascuno, come persona, come azienda e come istituzione, di riuscire a governare per tempo il, fenomen il nuovo appunto, fenomeno mediatico, sta la risposta probabilmente anche ai problemi di cultura della sicurezza, di cultura della prevenzione e quel famoso appunto, obiettivo d'Eritiano di far sì che la prevenzione e la sicurezza diventino effettivamente dei valori sociali. Il, il problema che i media in genere, non i New Media in particolare, possono alimentare il catastrofismo o la spettacolarizzazione appunto di quello che è successo, è evidente che c'è. Noi eh, diciamo lo spostamento qual è eh, dal, dall'utilizzare i media, e i New Media in particolare, per la denuncia o per la rappresentazione spettacolarizzata di quello che è successo, noi quello che dobbiamo capire, è il grande potere che oggi hanno i New Media, è quello anche di aiutare la capacità di auto-organizzazione. Pensiamo che cosa vuol dire da questo punto di vista oggi avere dei sistemi di comunicazione in tempo reale con l'enorme quantità di community, di comunità quindi, che esistono sulla rete. Quanto questo, se auto-organizzato o comunque appunto governato, eh, può essere di grandissimo aiuto in una situazione di emergenza e quanto questo, se invece è affidato al caso. O peggio alla strumentalizzazione o anche semplicemente all'emotività, può, può diventare un coefficiente di ulteriore aggravamento di una situazione di crisi. Eh, quando dico programmare e mappare per tempo i rischi, vuol dire avere chiaro nel momento in cui c'è una scossa appunto, di, ter di terremoto cosa deve apparire eh, sul sito della protezione appunto, civile. Cosa deve aprire in quel momento? Cioè no, non posso deciderlo in quel momento, lo devo aver deciso prima quali sono le istruzioni da dare alla popolazione residente in loco, a quella residente nei dintorni, a quella appunto lontana, circa le modalità di comportamento per aiutare a risolvere il problema e per non aggravarlo. E questo si deve sapere prima, fa parte, come dicevo, della cultura dell'ordinarietà. Sapere che nel momento in cui c'è una grossa emergenza dovuta a una catastrofe appunto naturale, c'è un sito sul quale, al quale, sul quale io devo convergere per capire qual è il mio comportamento di singolo a seconda della mia posizione in quel momento: se sto in loco, se sto nei dintorni, se sono un parente a distanza, se sono appunto un cittadino interessato, se sono un cittadino appunto solidale. Assolutamente fondamentale. Ma questo la popolazione dovrebbe sapere non quando scoppia, diciamo, il problema, fa parte di quella cultura dell'ordinarietà, il del nostro bagaglio di educazione appunto, civica, quella famosa diciamo, come dire, eh, disciplina che abbiamo abbandonato per strada, sembra quasi dimensionare un vocabolo appunto polveroso, no? eh, Educazione civica soltanto in un altro termine, cultura civica.